Io comunque mi discosto da questo atteggiamento di buttare i rifiuti, cioè ora lo prendi e lo vai a scaricare nella pattumiera e nel... Ah! Ah, c'è qualcosa di peggio! Scendi! Ah, scendi, scendi! Hai dei vestiti... Qualsiasi vestito va bene, anche tipo una tunica, un grembiule o qualcosa... Ce l'ho! Ah! Sono vestito! Sei nudo! No, maresciallo, non vede... Ho un'armatura, che sono vestito. Lanciali un po' di palli di... Aspetti, maresciallo, ci vuole un attimo. Ah, ok. Vai, generali! Ah. Ah. Perfetto. È nudo! Ah. No, maresciallo! Ciao, Poldo, batti 5. Ma... mi ruba i pesci di Poldo. Puoi ricattarlo. Che pesci sono? C'è tipo Enzo, Eugenio. No, soltanto salmone crudo. Non avevi i suoi pesci con sé? Impossibile, sei sicuro? Sicurissimo, maresciallo. Raga, ma dov'è Enzo? No, ragazzi, non c'è più Enzo nel mio inventario. Chissà in quale inventario è finito. No, ridatemi Enzo, vi prego. Posso fare tutto per voi. Ditemi qualsiasi cosa, lo faccio. Dipende quanto tutto. Lo riavrai soltanto se ci farei perfettamente le intro dei miei contro te. Posso farlo. Mi sto scaldando la gola, ragazzi. Secondo me ci com'è sta andata? Prendendo in giro. Ci sta prendendo in giro, maresciallo. No, Chad, gli darei una botta per fargli capire che noi non facciamo... No! Non toccarmi! Parte l'inseguimento, attenzione! Non toccarmi! Ah, è stato toccato. Ah. È stato Sono rientrato su Pandora da 15 secondi e sono già morto 3 volte. Questa cosa non è normale. 4. Non lo uccidevo da ben 3 minuti, scusate ragazzi. Ragazzi, ma dove è Enzo terzo? Veramente, dove è finito? Non, non lo so, quelli lì erano i pesci che avevo, Pollo. Mi dispiace. Mi sa che ora è di Enzo quarto. Avete la vostra balestra? No. Sì, maresciallo. Ma come no? Valla a prendere, presto. Valla a prendere, Poldo, veloce. Soldato Memerald, se manca un berretto. Io l'ho dato a Poldo, ma me l'ha rubato, non me l'ha più dato. Ma se l'hai ucciso 5 volte, scusami, come fa? Non lo so, le fide il lutto. Maresciallo, trovato in una cassa, trovato, maresciallo. Agli ordini. No! No, il mio uccello. Ha ucciso l'uccello del Chad, era lì dal day one. L'hai fatto esplodere. È sopravvissuto anche all'incendio della caserma, l'hai ucciso tu con i razzi, no! Chad, dobbiamo andare a seppellire l'uccello. Visto che era piccolo, non serve una tomba tanto grande. Chad, abbiamo perso un altro componente della caverna. Sì, della caverna. Dio Cristo, la caserma. Della taverna. Della taverna. Maresciallo, sta salendo il re, maresciallo. Salve! Okay. Comunque ero venuto a avvisare che mercoledì o venerdì ci sarà il processo comunque dei terra rivoluzionari Dado, Iar e il signor Mollura. È venuto a chiedere, signor maresciallo, lei vorrebbe fare da giudice? Beh, l'ho già fatto una volta, posso farlo di nuovo. Serviranno anche guardie comunque nel processo, quindi signor Chad, Ciampieni, la sua presenza, assolutamente. E signor Poldo, ho visto Gianco servire dei pesci, uno sembrava comunque... Che intende per servire? Da mangiare. Enzo! Oddio, c'è una... Sta succedendo da queste parti. Basta! Oh, scusi, maresciallo, salve. Allora. Qui non c'è nessun Gianco. Mi sembra ci sia Gianco. Lei qua. Si è allenato per avere polmoni simili, eh? Eh sì, si vede che non fumo. No, maresciallo, non c'è il signor Gianco. Buonasera. Poldo, cosa ti è successo? Mi sono spaventato. Ma perché? Sta bene, signor Poldo? Sono un po' giù di morale. Come mai? Non si trova più Enzo 3. Enzo 3? Presto costruirò un cimitero, quindi al massimo lo potrei mettere lì. Oh. Ma se non lo ritroviamo non lo possiamo mettere lì. Signorina Vic, degli zombie di Minecraft fanno una gara di velocità. Fermatelo prima che dice la battuta. Battuta, basta, non lo sopporto più. Ogni volta delle barzellette di Minecraft. Io non l'ho mai sentita. Posso rifarla? Mi messo accordato. Però se non degli fa ridere, zombie la di Minecraft fanno una gara e chi vince è sicuramente quello che non arriva. Non cimiterzo. Cosa? Chad, no, per favore. Non ho capito. Chad, per favore. Ah, un pelato. Sparate! Alla scappi, allontanatevi. Scusi, lei ha qualche malattia sessualmente trasmissibile? Dipende. Io ne faccio collezione. Ragazzi, sento, percepisco una musica regale da queste parti. Ah, il re barocco. Salve, signor re. Oh, è venuto a porgere omaggio a Enzo. Il re del Marocco? Pare. No, barocco. Ah, barocco. Tarocco? Se lo mangia, Enzo. Guarda che se lo mangia. Signor Poldo, posso vedere un attimo la carcassa di Enzo? Certo. Qualcuno non si è che di lava? No, non ce l'hai. Cazzo, peccato.
Siro Paul, dove com'è il secondo? Sì. Qualcuno ha profanato la tomba di Enzo. Tipo come Mike Buongiorno, ma con un pesce. Mike Buongiorno ha profanato la tomba di un pesce. No, 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 hanno profanato la sua di tomba. Il pesce ha profanato la tomba di Mike Buongiorno. Esatto. Guardate, amici, il re ha assemblato i pezzi di Enzo in Mecha Enzo e adesso spara pure. Oddio. Oddio. Mecha Enzo, un nuovo membro della polizia. E ora non posso più mangiarlo per sbaglio. Puoi sparare per sbaglio a Tier. Sono così felice che vorrei leggervi una barzelletta ufficiale del libro di Minecraft, posso? Fallo, fallo. Grazie. Sentiamo. Allora, Chad, preparati. Che carini quei due blocchi di TNT vicini vicini, vero? Sì, sono proprio una bella scoppia. Sono più divertenti le barzellette su Totti. Io ce l'ho il libro delle barzellette di Totti. C'ho anche la cassetta. Ragazzi, siete pronti la barzelletta su Totti? Allora, vai, sentiamo. La maestra chiede a Totti: Francesco, chi è la madre di Apollo? A gallina. Scusi, maresciallo, ma prima non è passato il re dicendo che dobbiamo fare un tribunale o un qualcosa di giuridico? Mercoledì ho vedere. Ah, scusate, c'è un bottone, non pensavo. Ma perché ci sono TNT sotto ogni bottone, dannazione? Allora, basta! Ma chi è che piazza tutte queste TNT? Aspetta, Poldo, levati l'armatura, sì. Se le palle, ti metti qua sopra, premi il bottone e rimani qua sopra. È tipo roulette russa questa. Allora, credo proprio che non esploderò. Quittato! Sono sopravvissuto! Ah, no! Non muoio! Ti prego, salvami! Salvami, ti prego! Ti porto salvami, come nella tomba! Cosa? Sommestà, incredibile! Che è successo? È stato Poldo, si è messo a scavare come un pazzo! Perché dovete dire queste bugie? Andiamo a picchiare Dado per convincerlo ad aggiustare la strada. Signor Dado, guardi cosa è successo alla strada! Vada ad aggiustare! Vada! Cosa? Lei è sotto inchiesta giudiziaria, non riceverà pagamento. Lei è un cornuto! Io non riparo un bel niente, ho già riparato tutte cose. Notificherò sommestà. Eccolo, sta arrivando. Ha già addocchiato. Signor Dado, ripari la strada entro oggi. No! È un ordine. Ha un giorno di tempo, altrimenti la multa di... Ma per cosa? Ma voi fate esplodere le strade, devo ripararle. Tre ore di tempo. Scusi, signor Dado, vorrei chiedere una cosa. Se un cittadino buca una strada, è il cittadino che va a stendere l'asfalto? Non ho mai sentita questa cosa qua. Io ho fatto tutti i miei lavori forzati. Lei ho fatto è senza diritti in questo momento. È debito da una vita, a quanto pare. Ma è giusto, no? Ora è giusto. Beh, no, è tutto giusto, giusto. Ci mancherebbe pure. Ma sono tutte minacce. Oh, ma il signor Pod è sceso nella farm pubblica. Incredibile. È andata a farmare, evidentemente. Ah, Pod della farm pubblica. Avete un segno d'acqua? Aspetti, se vuole ci penso io. Il re è caduto, andate a salvarlo. È caduto nella farm pubblica. Salvate il re. Vai, Chad, ha bisogno di te. Qualcuno della lava? Sto lanciando i blocchi al re, così può risalire. Sì, ma ne lanci di più, signor Gianco. Perché è tutto buio? Non vedo più niente, aspetta che accendo un attimo. Ma? Dove è finita la mia freccia? Cosa succede? C'è il mio loot rosso. Ragazzi, ci penso io. Prego, re! Bomba in buca. Paul, dovrei prendere il loot, veloce. Tergumander Schaden Fansen Taken. No, che no. Che in Muson Prison. Signor Zang. No, è andata a morire di nuovo. Eme qua dietro. È nei grossi guai. Perché? Il signor Eme, lei è nei grossi guai. Signor maresciallo, lei ha contribuito a lanciare giù la Gravel. No, l'ha lanciata soltanto il signor Gianco. Signor Gianco ha detto che aveva un'idea alternativa perché non aveva l'acqua. E lei l'ha lasciato fare. Esattamente, lei è complice. Ma ha detto che era un'idea. Lei è complice. Ha detto che le voleva passare dei blocchi per poter risalire. Lei, signor Gianco, ha un sacco di diamanti da darmi entro domani. Lei, signor Eme, si chiama la recluta per un bel po' per questo affronto. Perché non verrà mai nella... Maresciallo, è un avvertimento. Cerchi di mantenere l'ordine. Come maresciallo un avvertimento? Oddio, un avvertimento al maresciallo. Mannaggia, Eme, cosa hai combinato? Hai mandato in disonore la nostra caserma. Dovrai assaggiare la mazza nella posizione. Piegati a modo. Il maresciallo sta punendo il cadetto. Ma Poldo dove è finito? Ha perso gli oggetti sotto. Quindi ha perso anche i suoi pesci. Bro. Come ho usato la multa per avermi chiamato bro? Stia zitto, pelato. Si è salvato una pinna per detto questa cosa. Maia. È impazzito, spara a vista. Manco fossimo su Streamland. Ragazzi, è un famoso Poldo. Scusate, ragazzi, ho perso un po' il controllo. Vado subito a controllare giù, signor Poldo. Usi l'acqua. È tutto sotto il loot. Poldo, presto. Presto, Poldo, vada. Ciao. Non c'è l'acqua.
No. Oddio, il re è caduto. Io non mi sono mosso, non posso essere stato. Dalla mia visuale, nulla. Signor Felix, io che sono arrivato in ritardo rispetto a tutti, il signor Dado era qua, quindi non poteva colpirlo. Allora, sei stato Gianco per forza, che era l'unico lì. Non ha senso trovare il colpevole tra di noi. Diamo la colpa al Gianco, che non è qui. Non può difendersi. Ma non funziona così. Signore M, lei è fuori dal colpo. Ma come? E niente, un salutone. Un salutone. Non so leggere. Uno di noi. No, per favore, ragazzi, non vuoi diventare un comunista. Per favore, Chad, mi finisca adesso. Non vuoi diventare un comunista. Aspetti, si è salvato. Dicono tutti che è stato Gianco. Non è vero, così ci viene. Perché a caso? Chi è stato? Non ho niente, nessuno, non ho visto niente, ho fatto niente. Ho detto niente, chi è stato? Non ho visto niente, ho fatto niente. Chi è stato? È stato Gianco, va bene, è stato Gianco, Gianco, ok. Molto è stato Gianco, Aspetta. Ragazzi, sento qualcosa. Ma è vero, sento anch'io qualcosa. Sento il re, sento il re. Preparate le bombe. Sacco se mi sparasse. Stanno scavando. Ma che è successo? È finito il tempo in cui vi prendevate in giro. Non sarò più una pappa molla. Da ora in poi sarò bravo, un duro. E che ce l'hai una sigaretta? I duri non fumano. Cioè. I duri si pippano direttamente. I muri. I muri, sì, esatto. I muri. Ma che ti è successo alla faccia? Di solito i capelli non stanno nella bocca. Io vado. Signor Pierre. Dica, signor Re. E si trova un avvocato insieme al signor Dado e al signor Mollura. Sì, lei... stiamo provvedendo, si figuri. Poldo, vieni qui vicino. Allora, se in queste cose è compreso il morire, venire atterrato, subire del danno, non mi avvicino. No, non c'è danno. Bacio? Sì. Oh no. Poldo. I peti fanno ridere. Andiamo a ballare nel tribunale, ragazzi. L'ho costruito e me lo chiedi anche. Andiamo a ballare. Ditemi se questa vi piace. Partiamo tutti insieme. Chad, Sound of Silence. Ha il copyright questa, maresciallo. Non credo che abbia il copyright. Andiamo. È privato. La base in pro. Uscite tutti. Niente. Ho un qualcosa importante da dire. Allora, noi viviamo qui sempre, ogni giorno, e abbiamo bisogno. E abbiamo bisogno di stare bene tra di noi. Ed è ingiusto che il re non ci abbia ancora dato la birra. Quindi propongo un sit-in davanti al castello. Ma. No, vabbè, ragazzi, però. Dado, vogliamo tappare questa strada? Vassallo, cosa hai combinato, Vassallo? Stai facendo un po' di casino. Ho appena messo a dormire il bimbo. No, non svegliate quella cosa. Ma sta parlando di sua maestà. Ascoltatemi tutti, cioè, c'è una cosa che non dovete fare è andare al castello a far casino. Allora, fate attenzione. Beh, okay. Sicuramente nessuno di noi andrà a fare casino dal castello. Ci sono il bambino sta dormendo. Chi se ne frega? Vogliamo la birra. 30 diamanti a chi non se ne va entro 30 secondi. Abbiamo tempo allora. Non sa contare. Cosa sta facendo Gianco? Gianco sta sfidando sua maestà. Io non ho capito. Ma chi è il bambino alla fine? Ma l'ho detto. Ma il re che non sa contare. Ma io ho un pezzo del castello. Mamma mia, se su me sta lo scopre! Lo vendo a 70 diamanti. Sa? Mamma mia, se rinnova allora, lo scopre. Allora, per favore, qui sto lavorando. Chi è lei? Con un avvocato. Con l'avvocato dottoressa? Di chi? Con un avvocato e sto aspettando i clienti. Aspettate un poco, qui non c'ho tempo da perdere. Io scugnizzi cazzi e mazzi, fuori i coglioni tutti. Ma Chad, per favore, dai, ritira la faccia. Chad, cioè. E chiediamo in mente scusa, non voleva. Signor avvocato, lei per caso è poliglotta? Cioè parla napoletano, italiano e che altre lingue? Parlo napoletano, italiano, inglese. Un poco di svizzero. Ma lei è un villager, vediamo se capisce questa. Ascolta, buchinano pezzo di merda bastardo fino ad una notte schifosa. Voglio fare il tatuaggio I love mom, perché mia mamma mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare così. Dalle mie mia mamma uno così si chiama Ghost. Ma la strada che mi ha fatto sia da mamma che da palestra. Capisco. Sono finiti i tempi in cui è appena caduta una lacrima di fuoco. Credo ci stiamo avvicinando all'apocalisse. È sicuro? Ci sono dei clienti. Sì, chi è? Questo è l'ufficio dell'avvocato Ivo. Dobbiamo parlarli. Sì, cioè, insomma. Sì, è un poveraccio. È venuto a darmi il lavoro. Faccia di merda. Boss, stai attento. Boss, buchi. Ma questi qua poi dovrebbero stare in tribunale. Ma guarda come si dà. Avvocato, faccio entrare i clienti. Mangio scassato cazzo. Allora, ragazzi, calmi, per favore. Nessuno è agitato qua. No, quasi mi sembrate tutti agitati. Ciccio, per favore. L'avvocato Ivo ha qualcosa da dire a tutti prima che li faccio entrare singolarmente. Abbiamo un appuntamento noi due. Un appuntamento. Sì, infatti. Sì. Io, signor avvocato, io mi alzerei.
Ma che cazzo. Avvocato, che è successo? Qualcuno ha tentato la vita del boss. Avvocato, come sta boss? Si sente bene? C'è qualcuno che ha esperienza nel riparare delle strade tra di noi? Mai avuto esperienze di questo tipo, mi spiace maresciallo. C'era dell'ossidiana, degli slime e una bomba. Mi sa che è messo da prima. Bombe non ne ho mai messe io. Noi nemmeno, eravamo tutti fuori. Io pensavo facesse parte della lore. Basta ragazzi, i tempi in cui sono stato un duro sono finiti. Con questo fallimento tornerò a essere un pappamollo. Esatto. No. Come sono sempre stato. Una persona per bene, No, Poldo, non nudo. Sei pazzo? No, maresciallo, non sono pazzo, sono nudo. Ah, sì? Sai cosa vuol dire questo? Cosa? Verrai giustiziato. Oddio, ho sbattuto. Desincronizzati. Oh sì, così gli dà più fastidio. Lo percepisci il fastidio, Poldo? Essendo un montatore ti piace questa parte, eh? Farò tutto quello che volete. Lasciatemi andare. Percepisci il fastidio? Sto male, ragazzi, vi prego. Un'altra musica a caso? Mi piace, Poldo. Bellissima. Mi piace un pesce.